Abbiamo chiamato questo pomeriggio, questo incontro con voi oggi, Fare Storia Locale Oggi. Riflessioni ed esperienze dalle riviste della Romagna. È evidente che le riviste della Romagna sono molte di più di quelle che vengono rappresentate oggi. Non è ovviamente uno sguardo verso le altre, è stata una necessità dettata anche e soprattutto da condizioni organizzative. E ci piacerebbe che, qualora in platea ci fossero persone che rappresentano altre realtà, possano intervenire e dialogare con coloro che qui invece porteranno la loro esperienza, e poi chissà, vedremo in futuro se si potrà dare seguito anche a questa iniziativa del genere. Io prima di introdurre, di lasciare la parola a Maurizio Ridolfi, che per ragioni che ti dirò fra un attimo, volevo dire due cose io su questo pomeriggio, su questo incontro. Che è stato promosso appunto dalla redazione delle Vite dei Cesenati e ha avuto la collaborazione dell'Istituto Storico della Resistenza, quindi sono stato scelto io a svolgere questo ruolo di coordinatore, forse eccessivo, diciamo usciere, forse è la cosa migliore, regolerò le entrate e le uscite dei partecipanti, perché mi trovo nella condizione di avere una gamba da una parte, le Vite dei Cesenati, una gamba dall'altra, l'Istituto Storico della Resistenza. Faccio un po' questo ruolo. Dicevo, le ragioni che ci hanno indotto a organizzare questo incontro, ovviamente la prima cosa che devo dire è che abbiamo raccolto con interesse, con piacere, una sollecitazione che ci è giunta da Maurizio Ridolfi. Maurizio Ridolfi che faceva notare, come è accaduto in occasione di altre presentazioni che abbiamo fatto annualmente, quando presentiamo il nuovo volume delle Vite dei Cesenati, da altre persone, altri illustri intellettuali, studiosi che abbiamo invitato a presentare il volume. Tutti quanti rimanevano stupiti di questa realtà, di un'esperienza che ormai va verso il sedicesimo anno e che coltiva una memoria della comunità. E ci è sembrato, sollecitato, ripeto, dallo stimolo di Maurizio, che non fosse una peculiarità esclusiva delle Vite Cesenati, ma riguardi un po' una vitalità romagnola, un panorama culturale degli studi storici romagnoli, che era il caso forse di mettere a confronto, di far dialogare insieme, far reagire insieme. È evidente che ciascuna delle riviste che oggi verranno rappresentate qui adotta un proprio individuale, singolare modo di fare storia, ma tutte hanno un obiettivo in qualche modo comune, realizzare una storia comunitaria, una storia di comunità su cui Maurizio, credo, ci intratterrà con delle riflessioni. Quindi vorremmo provare a connettere i diversi punti di osservazione per vedere appunto se sia possibile raccontare una realtà più ampia, con le sue omogeneità, con le sue specificità, realizzando una storia di comunità più larga di quella delle singole realtà a cui ciascuna rivista naturalmente si rivolge. Probabilmente la forza, quindi, perché la forza di ciascuna esperienza dalla Romagna, di queste riviste romagnole, non sta tanto nel valore di ogni singolo contributo, ma di un progetto più generale che le governa, che presiede a queste esperienze. Un altro motivo, provo a gettarle lì anche come contributo alla discussione successiva, alle riflessioni di Maurizio che aprirà il pomeriggio, è che probabilmente lo sguardo che viene da queste riviste periferiche, provinciali, permette di superare un certo accademismo. Non me ne voglio, Maurizio, che dal mondo dell'accademia viene, ma ovviamente stiamo parlando non della sua esperienza, che tanto ha dato, io penso a quei lavori sulla storia del metodo, che sono molto importanti, che raccolgono questa parte delle cui conclusioni vengono raccolte anche qui oggi pomeriggio, e dalle riflessioni di Maurizio dedicato a questo tema, quando riflette che lo spazio locale deve assurgere al luogo plurale delle appartenenze comunitarie e municipale e insieme regionale, nazionale, perché no, anche sovranazionale, anche internazionale. Lo spazio locale deve far interagire le biografie individuali, sono parole sue, con il milieu socioculturale di contesti differenti. Questa è una sfida che si pone a noi, a chi interviene oggi, e appartiene
alla dicotomia, alla separazione che spesso è stata avvertita tra storia locale, l'abbiamo visto tra virgolette nel titolo, anche per questa ragione, e le ragioni della global world history, una storia più generale, più globale. Allora, quale può essere il ruolo delle riviste che si interrogano, che agiscono nella storia locale in un contesto più ampio, più largo? Io butto lì alcune cose che mi sono venute in mente quando stilavo questi appunti, e per esempio queste realtà locali, queste esperienze locali usano, si rivolgono a delle fonti, fanno un uso diversificato, plurale, ampio delle fonti, spesso ricorrendo a fonti, io direi anche anomale in qualche modo, o quantomeno private, in quanto private sono più che inedite, inaccessibili normalmente. Almeno penso all'esperienza delle mille degenerate, questa è una ricchezza che questo tipo di studi può offrire alla storia generale. E da ultimo, ma non da ultimo, questo ho sentito Maurizio, so che vorrà spendere qualche parola su questo tema, il pubblico di queste riviste richiede che ci si interroghi non solo sul fare storia, ma sul dire storia, su come raccontare, su come a quale pubblico rivolgersi, come rivolgersi a questo pubblico. Ecco, questi sono un po' i punti su cui abbiamo provato a ragionare per mettere insieme questo pomeriggio.